Grazie Presidente. Tanto, come nostro solito gruppo Lega, iniziamo la dichiarazione di voto con un ringraziamento ovviamente al Ministero dell'Interno, a tutti i segretari coinvolti, segretario Molteni, Candiani, Sibiglia, al Movimento 5 Stelle che ha portato con numerosi emendamenti un contributo migliorativo al testo, alla faccia di chi dice che era un testo blindato, invece c'è stata una grande disponibilità. Così come rispettiamo ovviamente anche chi comunque porta delle posizioni di dissenso, quel che è certo è che nonostante tutto quello che si continua a dire, dalle pressioni esterne che tendono ovviamente, che hanno due obiettivi, quello di smontare la manovra economica e di rompere il collante Lega 5 Stelle, vi assicuriamo che non ce la farete, assolutamente mai. Grazie anche a Forza Italia, Fratelli d'Italia per il loro contributo, anche nel loro caso è stato accolto qualche emendamento, certo loro dicono che si poteva fare di più, che certo quando sei in minoranza è più facile dire si poteva fare di più, quando sei in maggioranza tendenzialmente si dice quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, insomma il gioco delle parti è questo, lo accettiamo, sappiamo che è così e sarà sempre così, ma è giusto, il Parlamento e la democrazia sono anche questi. L'importante però era cercare di dare una risposta per rendere più efficace, più efficiente la gestione del fenomeno migratorio. Io ho sentito dire in quest'Aula, perché con grande attenzione abbiamo ascoltato le reprimende che ci sono arrivate da una parte della minoranza e soprattutto abbiamo anche letto la relazione di minoranza che dice che abbiamo smontato dei pezzi di integrazione che funzionano. Allora io mi domando se gli stessi della minoranza che oggi dicono questo si sono mai andati a leggere la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta della precedente legislatura dove voi eravate esattamente maggioranza, che dice esattamente il contrario. Ve lo leggo. La prassi adottata determina l'aberrante conseguenza di creare una massa enorme di irregolari. Voi li avete creati gli irregolari, non noi, con il nostro decreto. Il dato oggettivo è una carenza di posti disponibili nei centri di intrattenimento. Certo, quei centri di intrattenimento che questo decreto vuole potenziare, proprio per venire incontro a questa esigenza. Ma non è tutto, perché il problema principale sul funzionamento del sistema dei rimpatri è quello della mancanza di accordi con i paesi di origine degli stranieri regolari. Certo che ci vogliono gli accordi bilaterali, però anche è vero che non è che gli accordi bilaterali piovono dal cielo, bisogna lavorare per portarli avanti, ce ne sono solo 4? Bene, vorrà dire che ne faremo di più. Lo stesso ministro Salvini proprio ieri è tornato dal Ghana per andare a creare magari un accordo bilaterale in quella direzione. Sono 4? Facciamone 5, facciamone 7, facciamone 10. Perché non è vero che non è possibile rimpatriare. Guardate, noi abbiamo sentito per anni che non era possibile fermare l'immigrazione. Oggi tutti a dire che si è ridotta di più dell'80%. Allora basta con questi mantra, con questi tabù. Assolutamente, così come è stato smentito quel fatto, sarà smentito anche il fatto che i rimpatri si possono fare. Perché c'è un precedente. Un precedente, 2008-2011, eravamo noi al governo, in 3 anni 71.000 rimpatri. Non è vero che non si possono fare, si possono fare se si vogliono fare. Ma quella relazione diceva anche sulla famosa accoglienza-integrazione che bisognerebbe ripensare un po' a un miglioramento delle misure di accoglienza che troppo spesso si dimostrano fallimentari perché non producono una vera inclusione delle persone accolte. L'accoglienza nel nostro paese spesso non sembra improntata, non siamo stati capaci di gestire il fenomeno. Quindi oggi prendersela con noi è un pregiudizio, come il pregiudizio che di fatto avviene spesso per qualsiasi provvedimento arrivi in quest'Aula. Per non parlare poi... Gradirei
Colleghi, senatore Faraone, facciamo i bravi. Parimenti. Grazie, grazie Presidente, che posso prosegua, e recupererò ovviamente questi 30 secondi che ho perso nell'intervento. Quindi, ancora prima che dire cosa ne farete voi dei 500.000 regolari, mi sembra giusto dire, o meno fare un minimo di autocritica dicendo cosa ne abbiamo fatti noi di questi 500.000. Certo che non sarà facile, non sarà semplice, e anche qui sono state raccontate un sacco di bugie. La protezione umanitaria, e io capisco che tutte le volte che vai a toccare oggi nel mondo moderno, ovviamente la parola umanitaria viene subito, vai a toccare la nuova religione mondiale dell'umanitarismo, no? A tal proposito vi consiglio di leggere il libro di Robert Hugh Benson, Il padrone del mondo, lo consiglia anche Papa Francesco, dove praticamente ai valori cristiani e alla carità cristiana si sostituisce un generico umanitarismo, e quindi andate a studiare quello, a leggere quello per capire bene dove invece e come si può veramente fare accoglienza e integrazione, dove bisognerebbe indirizzare queste misure. Protezione umanitaria. Avete violato la Costituzione, avete assolutamente toccato un elemento fondamentale. Ricordiamo per la cronaca che la protezione umanitaria fu introdotta nel 1998 dal governo italiano, e c'era il governo Prodi, quando a livello di protezione internazionale c'era solo lo status di rifugiato. Poi l'Unione Europea interviene in un secondo momento e introduce la protezione sussidiaria, che di fatto sostituisce la protezione umanitaria, motivo per cui tutti i paesi europei non hanno adottato il termine di protezione umanitaria. Quindi uno strumento di cui si potrebbe fare a meno, perché c'è l'alternativa che è la protezione sussidiaria. Poi che se ne sia abusato di questo strumento è un dato di fatto, cioè è possibile che siano solamente dei casi, che ci sono un sacco di criminali, di persone che vengono prese, arrestate e alla fine risulta che hanno in tasca questo permesso. Sì, perché qui non è il problema di creare nuovi irregolari, io lo dico a voi, qui bisogna superare quell'ideologia secondo la quale è sufficiente un pezzo di carta per integrare una persona. Non è così che si fa l'integrazione. Per integrare le persone occorre un lavoro e una prospettiva di vita, non un pezzo di carta e poi lasciarle alle stazioni, ai giardini pubblici, agli angoli delle strade, fregandosene assolutamente anche delle condizioni igieniche. Perché ho ben chiaro con quell'immagine di un articolo pubblicato sull'Espresso dove faceva vedere che da un centro di accoglienza scavalcavano la rete un sacco di immigrati e l'esercito faceva finta di niente. Dai, facciamo finta di non vederli, i cosiddetti 100.000 invisibili, così magari vanno negli altri paesi. Già, ma le condizioni di salute, a proposito del tema delle vaccinazioni, lì ce ne siamo ben poco occupati di queste questioni, delle vaccinazioni. Protezione umanitaria che non abbiamo cancellato, l'abbiamo solo ristretta, limitata in ambiti più corretti, più giusti, e che alla fine sono più i cosiddetti permessi speciali. Così come non è vero, perdonatemi, che vengono cancellati gli SPRAR. Questa è un'altra bugia che è stata raccontata per confondere le acque e per sì rompere il collante in maggioranza e non solo, per creare dissidio, per seminare zizzania. Gli SPRAR restano. Chi oggi è nello SPRAR continuerà a essere nello SPRAR. Certo, un domani sarà riservato solo a coloro che ovviamente hanno, hanno lo status di rifugiato politico, e a quelli che hanno i permessi speciali, i minori non accompagnati. I richiedenti asilo finiranno nei centri, ovviamente, di prima accoglienza, e quelli che devono essere espulsi nei centri per il rimpatrio, che verranno potenziati. Questo è un sistema civile di gestire l'immigrazione clandestina, non entrate e poi andate dove volete. Intanto io mi sono messo la mano sul cuore, cioè, vi ho salvato dalla traversata e siamo assolutamente tutti felici e contenti. Chiudo velocemente, visto che
penso di avere poco tempo a disposizione, ricordando anche altri aspetti di questo decreto che sono stati poco messi in evidenza, perché è chiaro che i mass media puntano soprattutto sul tema dell'immigrazione, i fari sono proiettati su questo. Ma c'è una parolina magica che nel nostro paese non ha mai fatto parte del DNA del nostro paese, che è la prevenzione. Questo decreto parla di misure di accesso al centro elaborazione dati interforze, a cui possono accedere anche le polizie locali dei comuni capoluogo, che è una cosa fondamentale per rintracciare malviventi, chi ruba le auto, delinquenti e quant'altro, quindi nel contrasto anche al terrorismo internazionale. La sperimentazione di armi a impulso elettrico, che è una novità che viene introdotta, a proposito di chi diceva che qui non ci sono misure per la sicurezza. La invito addirittura a concludere, senatore. I 30 secondi che devo recuperare. Li ho ampiamente. Alla fine la questione legata all'intelligence, potenziamento di quelli che sono gli strumenti informativi. Quando capitano gli attentati terroristici si sente dire ci vuole l'intelligence. Ecco, anziché dirlo dopo, usiamo l'intelligenza di farli prima, che è quello che in questo decreto è contenuto, a maggior ragione della saggezza, così come l'estensione dei DASPO per le manifestazioni sportive, il contrasto alle occupazioni abusive, il potenziamento dell'agenzia, ovviamente sui beni confiscati alla mafia, di cui parlano sempre tutti, però poi noi la potenziamo e nessuno l'ha messo in evidenza. Come senatore, vedete, la invito a concludere, se no sono costretta. Mi perdoni, faccio solo un appunto. Più di una volta in quest'Aula ho dovuto sorbirmi interventi della minoranza, visto che dicono tempo, che avevano già abbondantemente finito il loro senatore, tempo. Quindi, qui, se per una volta, chiedo un minuto in più, per favore, silenzio. Allora, senatore Romeo, qui nessuno sorbisce niente, siamo nell'Aula del Senato, quindi nessuno sorbisce, qui si ascolta certo, con attenzione. Esatto, le ho dato oltre un minuto aggiuntivo, la prego di concludere per farle concludere il pensiero. Finisco dicendo che con tutti questi provvedimenti che riguardano il tema della sicurezza, infatti, su cui tutte le forze politiche dovrebbero essere d'accordo, e mi sembra che in questo emiciclo la stragrande maggioranza sia assolutamente d'accordo, ovviamente sono utili al Paese, poi si vedrà, si valuterà, si monitorerà strada facendo, ma noi siamo convinti che questa sia la strada giusta, che è la strada del buon senso, non della propaganda. Grazie, quindi annunciamo il nostro voto favorevole. Grazie, senatore Romeo. È scritto